Bentornati nella mia cucina. Oggi voglio darvi la ricetta di un dolce tipico toscano di questo periodo, che è la schiaccia o anche chiamata ciaccia, infatti perché noi si sa che la pizza bianca la chiamiamo ciaccino, ciaccia all'uva nera. Questo è un dolce molto veloce da preparare, viene fuori un dolce rustico perché è molto simile appunto ad un ciaccino, ad una focaccia, però viene fatto appunto con lo zucchero, l'uva, viene utilizzato il lievito di birra per farlo lievitare. La preparazione è abbastanza veloce nonostante sia un lievitato, perché grazie al lievito di birra possiamo abbattere i tempi di lievitazione, e quindi se lo impastiamo intorno alle 6, le 5 e mezza di sera, dopo cena possiamo avere la focaccia bella pronta. Per la preparazione è importante appunto unire tutti gli ingredienti come quando si prepara un lievitato, quindi il lievito, la farina, lo zucchero si mette solo dopo, quando si va a stendere in teglia la focaccia. Idem l'uva, che deve essere prima ben lavata ed asciugata, uva nera piccola da tavola, che è proprio la tipologia che si usa per fare le schiacce di questo tipo, non è l'uva grossa. Per la preparazione è molto importante andare appunto a creare il nostro panetto, lo andiamo poi a pirlare sul piano di lavoro, quindi formiamo una palla bella liscia ed omogenea che dovrà lievitare per 2 ore. Quando la nostra pallina è raddoppiata, siamo pronti per stendere l'impasto, dividerlo in due parti. La prima parte la stendiamo direttamente in teglia, l'altra parte la andiamo, dopo aver aggiunto sulla prima parte lo zucchero e l'uva, a mettere sopra per coprire e formare il secondo strato, ovvero quello finale della nostra schiaccia. Anche qui poi andremo a coprire con uva e zucchero e lasciamo lievitare la focaccia nella teglia per un'altra oretta, e inforniamo a 180 gradi per una mezz'ora 35 minuti. La nostra focaccia sarà bella pronta per essere gustata. Vediamo insieme la preparazione. Vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo per la prossima ricetta.